Grazie di avermi chiamato, perché per voi spero sarà l'occasione per ascoltare qualcosa di interessante, però per me è anche un'occasione per parlare del Marte, per invitarvi a farvi qualche migliaio di chilometri e venirci a trovare, per cui insomma è un'occasione anche per me. Ok, allora, dunque, io una volta facevo queste lezioni, non lo so, interventi costruendo delle slide e poi parlavo delle slide. Poi mi sono rotto un po' le scatole e ho cominciato a fare le cose in un modo un po' diverso. Quindi l'idea è di ascoltare quello che succede prima, di cercare di capire a chi parlo, verificando un po' i vostri profili e costruire l'intervento in base a questo. Quindi insomma ho cambiato molte cose rispetto a quelle che vi avevo annunciato, praticamente tutto. Diciamo che la cosa viene anche naturale, perché avendo voi fatto una parte teorica molto, e anche pratica, molto strutturata con BAM, è anche logico che a un certo punto ci sia una parte un po' più diversa, meno orientata all'analisi e più alla discussione libera su quello che si fa davvero in un museo, in questo caso appunto il MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento Rovereto. Per cui vorrei che questa fosse una chiacchierata che ho cercato appunto di organizzare secondo un po' quelle che penso possano essere le vostre esigenze, però perché sia così io ho bisogno che sia una discussione vera, quindi mi attendo molte domande, mi attendo di essere interrotto, che ci sia un contraddittorio, insomma. Facciamo in modo che sia una discussione vera e che ci sia una relazione. La traccia più o meno è questa qui. Ho visto a un certo punto, guardando i fogli di BAM, che c'era un interessante foglio, che cos'è un museo? Poi lo recuperiamo. C'era la parola museo in mezzo e avete scritto, non so se l'avete scritto voi o l'hanno scritto loro, c'era una serie di parole chiave, una specie di costellazione di idee. Mi piacerebbe ripartire da lì, innanzitutto per chiedervi di io ero assente, così magari ripercorriamo un po' quella cosa. E poi, siccome mi sembra di aver capito che l'impostazione era semantica, cioè cercare di capire quali sono i concetti, le idee che stanno attorno al museo, vorrei mettere a confronto una prospettiva un po' più storica, tra virgolette, cioè cercare di capire con voi come sono cambiati i musei, cosa stanno diventando, cosa potrebbero diventare. Insomma, quindi un modo un po' diverso di parlare di museo. Poi ovviamente parlerò di noi, nel Mar di Rovereto. Io ci lavoro da 10 anni, quindi insomma ne ho viste parecchie, sono lì quasi dall'inizio. Vi racconterò cos'è il museo, come è nato, perché la provincia di Trento, da noi c'è la provincia, la regione esiste ma è una finzione. I posti in cui si decidono le cose e in cui si assegnano le risorse sono le due province autonome di Trento e di Bolzano, che di fatto agiscono come delle regioni, anzi sono più potenti delle regioni nelle altre parti d'Italia. Appunto, vi parlerò di come è nata questa idea di costruire un museo a Rovereto, che è una piccola città di 35.000 abitanti, e poi vi parlerò di cosa facciamo e quindi ovviamente di comunicazione. Vorrei cercare di non fare troppe divisioni tra comunicazione tradizionale, virgolette, e comunicazione sul web, perché più passa il tempo, meno ci credo a questa distinzione. E penso che sia anche un esercizio piuttosto utile accorciare le distanze e parlare insieme contemporaneamente di comunicazione standard e di comunicazione sul web. A un certo punto faremo una pausa e ci rilassiamo, partiamo con le domande. Vale ovviamente la premessa che le domande le potete fare in qualunque momento, però ecco, siccome non tutti potrebbero sentirsi a loro agio nell'interrompere o nel saltare su, io non lo farei ad esempio. Allora strutturiamo comunque un momento dedicato alle domande, che è questo, in cui insomma facciamo domande e risposta. Poi parte la parte dei consigli dello zio ovviamente sarei io, questo perché anche sulla scorta di quanto di quanto ha detto Davide prima, ho l'impressione che da parte vostra ci sia, non so quanto esplicita, una richiesta di consigli pratici. Poi insomma va bene discutere, va bene parlare, però probabilmente è giusto dedicare, abbiamo 4 ore, è giusto dedicarne almeno una a
ha una serie di consigli molto pratici, detti con grande umiltà, perché come vi spiegherò anche dopo, non sono tutte cose che ho risolto, non sono nemmeno la maggior parte cose che ho risolto. Però forse dalla mia ho il vantaggio di lavorare in un museo di respiro abbastanza grosso, quindi insomma il vantaggio non è quello di aver risolto i problemi, ma di averne visti tanti. Quindi i consigli dello zio sono qui. Tra i consigli dello zio ci sarà anche un giochetto crudele sul quale non vi anticipo nulla, però deve esserci necessariamente un momento di crudeltà, per cui prima o poi dovete sfangarvelo. A proposito, Davide, sono due giorni che dice che io sono quello cattivo. Ovviamente è un giochetto delle parti, avrete capito a questo punto, il cattivo è lui. No, siamo tutti e due poliziotti buoni in realtà. Cioè, nonostante il giochetto crudele ve lo beccate ed è precisamente qui. Poi invece c'è il giochetto divertente, nel senso che vorrei riprendere. Tutta questa parte dovrebbe essere abbastanza veloce in realtà, La parte grossa dovrebbe essere qui. Poi vedremo come andranno le cose, però a questo punto, magari dopo altri 10 minuti di pausa, vorrei cominciare a magari dividendoci per gruppetti o tutti insieme, lo decideremo dopo, a simulare la costruzione di un progetto di comunicazione di una mostra con voi. Ovviamente non ritornerò sulla maggior parte delle cose che vi siete detti ieri e oggi, quindi lì non, insomma, non dovete aspettarvi che ripercorra tante delle cose dette in questi giorni. Le do per acquisite, così come do per acquisita l'esperienza lavorativa o studentesca o professionale che avete. Ecco, questo mi dà anche l'occasione di sottolineare una cosa importante. Noterete di sicuro una diversità di approccio tra quello che dico io e quello che vi hanno detto i colleghi di BAM. E qui penso che salterà fuori proprio evidente. Facciamo dei lavori diversi, io lavoro in un museo, ho una formazione, io sono un giornalista. Diciamo che ci sono pro e contro rispetto alle nostre diversità. Probabilmente il contro nel mio caso è che rispetto a loro molti passaggi anche necessari, anche importanti, nella formulazione dei progetti saltano per tanti motivi, e quindi di sicuro immagino che troverete la mia impostazione meno rigorosa, meno chiara probabilmente anche. Facciamo pure la tara rispetto a questo, cioè se voi vedete che rispetto all'elaborazione di questi punti mancano dei passaggi, fatemeli notare, è ovvio. Il pro forse è che avendo lavorato su tante mostre dall'interno, quello che posso offrirvi è un riferimento immediato a esempi, riferimenti anche ad esempio ai budget, alla gestione delle risorse umane, in un modo che è più preciso e più puntuale, e riguarda magari anche cose che sapete, perché immagino che avrete, non dico visitato perché siamo un po' lontani, però magari avrete seguito sul web le iniziative del MART. Chiusa questa parte appunto che qui sembra piccolina, in realtà dovrebbe essere piuttosto grassa, si riparte con le domande e chiudiamo. Quindi questo è più o meno lo schemino. Allora, dunque, cominciamo. Domande preliminari, ovviamente. Rispetto a questo c'è qualcosa che voi vi attendete e che qui è clamorosamente assente? Ditemelo subito, così insomma proviamo a inserirlo. Se c'è qualcosa che anche sulla base di quello che avete fatto finora, rispetto alla quale avete delle attese, questo potrebbe essere il momento di affrontarlo. Noto che dai profili che nessuno di voi, correggetemi se sbaglio, lavora esattamente in un museo. Molti di voi probabilmente hanno a che fare con i musei, ma nessuno di voi lavora in un museo, vero? Siete architetti, liberi professionisti, operatori culturali. Ok, se qualcuno di voi lavorerà in un museo, nel senso che c'è qualcosa che si sta sviluppando e ha delle domande specifiche, fatemelo presente. Allora, torniamo dunque alla questione di che cos'è un museo. Vediamo un po' se la trovo. Allora, mi sa che era verso l'inizio, Allora,
qui c'è la parte con i post-it. Questa cosa di carne, pesce, zuppa. Ah, i nomi dei gruppi, ok. Ok, allora ripeteremo questa cosa con magari dei prodotti ittici. Va bene, allora dunque, quindi chi è che mi vuole spiegare questa? Io la sento, non l'ho vista, vedo questa interessante nuvola di... Chi è che vuole venire qui, così cominciamo anche a entrare nello spirito di una gestione il più possibile, tra virgolette, condivisa? Poi capirete perché metto le virgolette. Vabbè, senza microfono, dai, no, va bene. Ditemi qualcosa, ditemi come sono state scelte, ad esempio. È una cosa. Ok, quindi ognuno ha aggiunto una parola. Il risultato del brainstorming, okay. Penso, ovviamente collettivo. Strumento di comunicazione, valore, condivisione, conservazione, pubblico diretto, contenitore, ispirazione, messa in scena, creatività, tempo libero, Stargate nel senso di punto in cui si è passato, presente, esperienza, educazione, mezzi di diffusione, luogo, incontro. Ok, con queste parole vi siete riferiti anche delle esperienze personali, immagino di sì, che riguardano i musei della vostra zona di Lecce, o sono più orientate sui desideri? Al concetto di museo, ognuno ha della propria testa. Ok, quindi sono più orientate sui desideri, più che una descrizione della realtà. È quello che è, secondo me. Pensa alla parola museo, cos'è? Cioè, ad esempio, quanto incontro verificate nei musei della provincia di Lecce, o comunque in quelli che visitate quando andate, non so, a Madre, o che possibilità avete avuto di incontrare gli artisti? Ad esempio, workshop con gli artisti, avete mai partecipato? Queste cose all'interno del museo? A Madre ne hanno fatti, ad esempio, no? Quindi ogni tanto fanno residenze di artisti, sì, ma anche attività per il pubblico, cioè ci sono tipo i sabati e domeniche, fanno tutte le cose per gli architetti, perché poi fanno degli incontri praticamente didattici, infantili, il fine settimana c'è un'associazione che si cura all'interno di questo museo, quindi per famiglie, una forma di partecipazione, insomma. Okay. Sono andato. Voi partecipate in qualche modo a queste cose, anche da consumatori, in senso? Cioè andate, forse siete fuori fascia d'età per certi motivi, non lo so, però partecipate, sì, sì. Magari sono cose per famiglie, non siete proprio quarantenni, di piccoli, e non sono magari per, non siete nemmeno quindicenni, non lo so. Anche animali, che creano un incontro, per esempio, molto più, da molto più tempo, molto più strutturato e targetizzato. Vabbè, quindi qualcosa c'è su questo, sì, non è semplicemente un desiderio. Poi il concetto di incontro può essere anche non incontro con l'artista, cioè il museo è un punto di incontro fra istituzioni, cittadini, cioè un po' più ampio, come tra l'incontro tra gli ambienti culturali, cittadini stessi, quindi come piazza, diciamo, come volo di collegamento fra, no, i vari attori di una città, alla fine. Certo, l'incontro, in senso più ampio. L'incontro tra una persona del pubblico, un gruppo organizzato, un'istituzione, è già una cosa un po' più complicata da visualizzare. Assolutamente stimolante come tema di riflessione. Probabilmente necessita di spazi, certo, di spazi particolari. E io non conosco i musei della provincia di Lecce, quindi non so se ci sono. Voi avete avuto occasioni interessanti da questo punto di vista, ad esempio avete potuto parlare con i curatori, con i direttori di musei. Ci sono momenti in cui, non so, magari durante le inaugurazioni ci sono i curatori o i direttori che fanno le visite guidate, cose di questo tipo ci sono? Insomma, che non esistono, ragazzi. Direttori e curatori, cioè forse il direttore. Beh, allora cosa intendi con l'incontro con l'istituzione? Non è tanto importante, diciamo. Cioè, per esempio, se il museo si apre, queste non partono da considerazioni fattuali, cioè esistenti, sono riflessioni. Quello che potrebbe anche essere un museo, cos'è? Potenza. Ok. Potenza, quindi... un museo può essere, secondo me, un mezzo per mettervi in contatto. Quindi diciamo che se per incontro si parla della possibilità di incontrare artisti, educatori, operatori, diciamo a livello, ci sì, esatto. L'incontro con l'istituzione è nella sfera invece delle cose che vorremmo e che non ci sono. Potrebbero farsi. Ok. Allora, una prima cosa che fisserei lì, in questa discussione, un primo esercizio che vi consiglierei di fare è di essere più rigorosi e spietati nella distinzione tra questi due ambiti. Perché ho sentito anche prima
nei vostri interventi, che sono molto interessanti, molto spesso mettete le cose una dietro l'altra, senza una grossa distinzione. E forse potrebbe essere utile distinguere meglio, no? Tra l'analisi di quello che, della realtà, di quello che effettivamente succede, e l'analisi di quelli che sono i nostri progetti, i nostri desideri, i nostri, prima si parlava di valori. Probabilmente può essere un esercizio interessante abituarsi a distinguere nettamente, magari quando si fanno, anche quando si fanno le proposte alle istituzioni, questi due ambiti, cioè usare dei sistemi, dei trucchi, magari anche nella presentazione dei dati, che distinguano in modo molto chiaro che cos'è la realtà e qual è invece l'obiettivo da raggiungere. Un po' più velocemente, se no poi perdo troppo tempo. L'altra parola che mi interessava qui è educazione, in modo che non avete scritto didattica, avete messo educazione, interessante. Qual è la situazione in che modo i musei, ma anche le università qui, fanno educazione? Sono aperti, può partecipare chiunque, ci sono dei momenti in cui i dipartimenti dell'università offrono qualche occasione di avanzamento, di formazione? Sono piuttosto chiusi, eh? Già ieri, con una chiacchierata con Gabriella, raccoglievo alcuni temi di questo tipo. Scusate se ripercorro delle cose che tutti sapete, però è importante che non soltanto che io raccoglie queste informazioni, ma anche che cominciamo a parlare insieme per mettere in lista delle cose di cui si può e si deve parlare. Quindi sì, ci sono esperienze didattiche nei musei, i famosi workshop, però non ci sono tante occasioni, se non sbaglio, di alta formazione, anche non di alta, però di imparare cose nuove nell'università in modo informale. O finisci il corso di laurea, o fai il corso di laurea, o non è che c'è l'iniziativa dell'università. L'università a volte, io per quanto riguarda, vi ho fatto dei viaggi di studio per visitare grandi musei, ma per visitare le collezioni, non a livello manageriale. Pubblico diretto, che caspita è? O è diretto? No, diretto. Cosa vuol dire? Ma il pubblico diretto? Sì, certo. Non diretto, dormito. Donazione. Io che ho la testa un po' piena di burrata. È divertimento in sostanza, divertimento. Okay. Vabbè, ispirazione del contenitore. Sulla questione del contenitore l'altra sera facciamo una riflessione interessante che vi propongo per sommi capi. Ci sono parecchi intellettuali che si stanno interrogando, di sicuro l'avete fatto anche voi in altri termini, sul fatto che i musei diventano sempre più impegnativi, più costosi, nel senso fatto di edifici, no? Nello stesso momento, negli stessi anni in cui le opere d'arte sempre diventano invece più evanescenti, più immateriali, più bruttine, più rachitiche, più piccole, senso, no? Per cui c'è questo trasferimento dell'attesa di gratificazione estetica, di bellezza dalle opere d'arte ai contenitori. È un interessante tema di discussione. Va bene, allora dunque, il modo in cui io invece vorrei parlare di che cos'è un museo, dato per acquisito questa interessante nuvola di concetti, lo facciamo più a progressione temporale. Molti di voi hanno fatto studi nel settore, non andiamo su troppe cose che do per scontate, però allora, di sicuro il modo in cui sono nati i musei era debitrice di una cultura piuttosto autoritaria, e portava con sé l'idea che i musei sono dei posti in cui si conservano le opere d'arte. Si può dire che il museo all'inizio era il posto dove si conservavano le opere d'arte, penso che siamo abbastanza tranquilli su questo. È una cosa che possiamo dare per acquisita, per condivisa. Quindi il museo come luogo dove si conservano le opere d'arte. Facciamo perdere le date, non stiamo qui a rifare il libro di storia. E la cosa che ci interessa è che, per tanti motivi, a un certo punto il museo è diventato un'altra cosa, è diventato il luogo in cui gli studiosi vanno a vedere le opere d'arte originali.
quelle che hanno studiato sui libri vanno invece a vedere, quindi lo studioso che si riconosce dal fatto di avere il cappello, i baffi e i pantaloni di velluto, va al museo a, ecco, l'evoluzione ulteriore, cominciamo ad arrivare ai nostri giorni, è il museo come, come luogo in cui ne faccio due, in cui il turista culturale va a consumare prodotti culturali. Facciamoci un panino, così stiamo, ci focalizziamo sul termine consumo. Un'altra evoluzione, non so bene se successiva o in parallelo o alternativa o cosa, non ho la risposta, è il museo come luogo in cui si fanno esperienze di qualità. O se non vi piace la parola esperienza, che potrebbe essere fuorviante, possiamo anche decidere di essere molto più semplici e definire il museo come luogo in cui si passa del tempo di qualità. Ci mettiamo un sorriso? Non lo so. Ecco, allora, molto probabilmente noi in Italia siamo in questo momento qui, no? Nel momento in cui questa vecchia catapecchia sta crollando e il museo sta diventando qualcosa di diverso. E molto probabilmente in tante situazioni quello che si presenta è a livello di decisioni di politiche da prendere da parte di chi ci mette i soldi, di chi ha attese nelle città, è elaborare un modello di museo che può essere questo, può essere un'altra cosa ancora, può essere un luogo in cui ci si aspetta che arrivino tante persone a vedere delle opere d'arte molto note e che le consumino tra virgolette. Oppure un museo può essere un luogo in cui si sta bene e in cui non si va necessariamente a verificare che dei capolavori che si sono messi su tutti esistono davvero, ma in cui si fa un'esperienza di qualità. E, ecco, non so, su questo appunto ripeto molte poche risposte da darvi. Posso aiutarvi a descrivere questa situazione. A me personalmente questo tipo di evoluzione interessa molto. Cioè il fatto che dalla catapecchia si possa in qualche modo arrivare al museo come luogo in cui si fanno delle esperienze di qualità, quindi definendo molto poco che cos'è l'esperienza in termini di oggetti, ma definendola in termini di qualità, è una cosa che mi interessa parecchio. Se questo è quello che sta succedendo, che ci interessa, o quantomeno se è lo scenario nel quale intravediamo delle possibilità di carriera, mettiamola anche in questi termini, allora conviene cominciare a ragionarci e farsi delle domande del tipo: se il museo diventerà questa cosa, allora che cosa ne consegue? Molte delle possibili conseguenze sono poco intuitive. Ad esempio, se il museo diventerà un luogo in cui si passa del tempo di qualità, vuol dire che i luoghi che fanno concorrenza a questa cosa sono altri luoghi in cui si passa del tempo bene. Che possono essere a seconda del posto dove ci troviamo, il mare, il lago, lo stadio, altre cose. Cosa che non succede evidentemente in altri tipi di descrizione. Se il museo sta diventando un luogo in cui si va a passare del tempo di qualità e fare delle esperienze di qualità, la qualità dei servizi offerti dalla pulizia dei bagni, alla chiarezza degli orari sul sito web, alla velocità del wifi, alla possibilità di fare dei laboratori con le famiglie, alla possibilità di lasciare i cani, alla possibilità di trovare il museo senza perdersi in città perché le indicazioni sono quelle giuste, a livello di segnaletica, dalla possibilità di comprare degli oggetti magari di artigianato locale o che si riferiscono alle mostre, la qualità delle informazioni delle mostre, il modo in cui sono allestite le opere d'arte, l'illuminazione, la quantità di opere che si possono vedere, la corrispondenza tra la comunicazione e quello che si trova effettivamente, il fatto che magari ci sia la mostra di Kandinsky in cui ci sono due opere di Kandinsky. Cioè tutte le cose che contribuiscono a creare un'esperienza di qualità sono il punto centrale, no? Se il punto centrale è che lo studioso possa,
possa entrare, possa verificare che la pennellata dell'opera di Gino Severini è effettivamente data in questa direzione, forse tutte le cose che ho detto fino adesso non sono più così importanti. Se il museo è soprattutto un luogo, scusate la banalità, però a me piace percorrere queste cose, se il museo è soprattutto un luogo in cui si va a vivere esperienze di qualità, quello che serve per vivere esperienze di qualità è importante. Ad esempio il fatto che il museo sia aperto, se il museo è chiuso è difficile vivere un'esperienza di qualità in un museo chiuso, no? Va bene, allora a questo punto lascerei da parte questa cosa e vi parlerei del MART con, facendo partire, qui sì, uso delle slide perché voglio farvi vedere delle immagini, però contemporaneamente dirò anche delle cose. Aspettate, cambio microfono. Allora, il MART si trova in Trentino. Momento che si scalda. Magicamente vedrete apparire delle montagne. Sì, questa è chiaramente una stupidaggine, ho messo questa cosa qui per marcare il territorio, insomma, per darvi l'idea della diversità del posto in cui lavoro io rispetto al posto in cui vivete voi. In Trentino ci sono le montagne, ci sono le chiese con i campanili a punta, ci sono tanti paesini piccoli, voi avete i paesi grossi. Cos'altro? Ci sono tante valli, tanti fiumi, è una regione piccola, è una regione ricca, perché in Trentino appunto c'è l'autonomia speciale che ci fa una regione ricca, e questo è il Trentino. Invece Rovereto è una città nel sud del Trentino che ha due caratteristiche. Una è che a Rovereto c'erano una volta delle industrie, e adesso non è che non ci sono più, però ce ne sono molte di meno, quindi una città che è con un profilo industriale, che è entrato in crisi negli anni 80 come in tante altre zone d'Italia per tanti motivi. Tra l'altro questa è una cosa ciclica nella storia di Rovereto. Rovereto ha avuto una industrializzazione precoce addirittura nel 700 con l'industria della seta, però le persone che hanno, gli imprenditori che hanno lavorato, che hanno lanciato delle imprese in questa cosa, erano soprattutto veneti, lombardi, sono venuti da fuori, poi se ne sono andati e non è rimasto molto alla città in termini di cultura imprenditoriale. Invece è rimasto molto in termini di infrastruttura urbana, di architettura e anche di istituzioni, perché una parte del capitale generato da queste nuove imprese è servito per costruire un'istituzione importante, una biblioteca, una delle prime biblioteche del Trentino, un'accademia di intellettuali che si chiama Accademia degli Agiati. E con questo arriviamo alla seconda caratteristica interessante di Rovereto. Rovereto è una città della cultura, è la città della cultura del Trentino. Due anime piuttosto piuttosto forti ancora oggi, cioè ci sono ancora appunto delle industrie che hanno un ruolo importante nell'economia del Trentino, e c'è l'orgoglio di essere la città di Fortunato De Pero, di Antonio Rosmini, di Maurizio Pollini, pianista, di altri che soprattutto nei primi decenni del Novecento hanno fatto di Rovereto un luogo molto vivo in cui si è sviluppato un dibattito molto legato alle avanguardie, a tante avanguardie non soltanto di area mitteleuropea ma anche italiana. De Pero è diventato futurista perché a un certo punto è andato a Roma, quindi insomma, nonostante quello che forse potrebbe sembrare, questa non è una terra che guarda soltanto all'ex impero austro-ungarico, alla Baviera, all'Austria,
e alle correnti intellettuali che attraversano quella parte del mondo e vanno in su, ma che ha guardato molto anche in giù, anche all'Italia. Va bene, e la provincia di Trento, a un certo punto, negli anni 80, anche a causa di un problema appunto di chiusura di alcune fabbriche, si è posta il problema di cercare una nuova identità per la città e ha deciso, dopo un dibattito piuttosto complicato, di far nascere un grosso museo a Rovereto e non a Trento, basandolo sul patrimonio di Fortunato De Piero, che l'artista ha lasciato la città nel 1960 quando era morto, e di farne una cosa, un polo di conservazione appunto delle opere di De Piero, ma anche un centro di cultura. E quindi, insomma, il MAT è nato per questo, perché un'amministrazione provinciale dotata di fondi abbastanza importanti a un certo punto ha avuto la forza, o forse anche semplicemente la necessaria serenità per poterselo permettere, di poter fare un investimento di lungo periodo. Il MAT è costato tanto, ovviamente è costato 70 milioni di euro, se non sbaglio. Vi metto questa diapositiva perché il succo di tutta questa storia è che siamo in un piccolo posto, e ogni tanto c'è qualcuno che ce lo ricorda, e questo resterà un piccolo posto. Rovereto è un posto un po' non è semplicissimo da raggiungere, e soprattutto è psicologicamente più lontano di quello che non sia in realtà, specialmente da parte dei milanesi. I milanesi pensano che Rovereto sia a Hong Kong, così, una cosa così, e in realtà sono 2 ore e mezza, però questi sono casi in cui la percezione conta, e come, no? Siamo dei provinciali e siamo in una piccola città, eppure c'è un museo piuttosto grande. Allora, questo qui è Douglas Gordon, è un artista scozzese che qualche anno fa ha fatto un intervento nel museo. Il suo lavoro consiste sostanzialmente in una riflessione su parole sentite, cioè lui lavora su frasi sentite da altre persone e le riusa per la sua ricerca artistica. Non vado oltre perché non mi voglio addentrare in territori che non mi competono. Una di queste frasi che in questo lavoro ha scritto a parete alcune di queste frasi. Una di queste frasi in particolare l'ha dedicata a noi, cioè dopo aver finito questo lavoro ha scelto una frase da dedicare al museo, e la frase è: io sono un provinciale. Quindi, insomma, è stato piuttosto caustico anche il buon Douglas. Naturalmente nel darci dei provinciali è non soltanto un'operazione ironica, però è anche, immagino, un'operazione in cui che ha un certo tasso di ambiguità, perché la frase ovviamente richiama quella di Kennedy a Berlino, e quindi, insomma, prende a prestito quel tipo di frase per descrivere una condizione antropologica che è anche un po' quella dell'orgoglio. I trentini per certi versi sono anche un po' orgogliosi di essere dei provinciali. Va bene, questo, insomma, è il contesto in cui è nato il museo. Il MAT è stato costruito da Mario Botta, architetto svizzero, noto soprattutto per il MoMA di San Francisco e tante altre belle cose, che ha deciso di costruire il museo su un piano arretrato rispetto al viale settecentesco sul quale si sviluppa il museo. Immaginatevi una strada piena di palazzi settecenteschi molto belli. In questa strada una piccola laterale e alla fine di questa laterale un museo piuttosto grande. Quindi, invece di mettere la facciata del museo direttamente su questo corso, che si chiama Corso Bettini, e che è una di quelle strade nate nel Settecento a seguito di una parziale rivoluzione industriale, l'architetto ha scelto di costruire il museo in una zona un po' arretrata. Questo per far sì che chi ci arriva
debba percorrere questo spazio, e nel farlo entra piano piano, gradualmente, in una dimensione nuova, una specie di un atteggiamento che in un certo senso è di rispetto nei confronti del passato della città. Non si passa immediatamente dal Settecento al contemporaneo, ci sono 100 metri che ti permettono di entrarci, ed è anche una soluzione che gli ha permesso di mettere in questo spazio degli altri servizi. Da lì si accede alla biblioteca comunale, c'è un auditorium e soprattutto c'è una piazza. Quindi, insomma, diciamo che l'idea architettonica che ci sta dietro è quella di costruire un museo in un modo che renda, anche dal punto di vista urbanistico, che renda chiaro che l'entrata al museo non è solo l'entrata al museo, ma anche l'entrata ad altri servizi che hanno a che fare con la città, appunto, biblioteca e auditorium. Vi leggo anche una cosa, se mi funziona il link, una frase di Mario Botta, vediamo un po' se il link funziona, se no ci arriviamo in un altro modo. Allora, questo è il nostro sito web. Sì, questa cosa mi piaceva. L'architettura che non si fa carico del rapporto con la città e con il territorio rinuncia alla parte più considerevole del suo mandato. A Rovereto siamo partiti proprio dal rilievo critico dell'esistente, il corso, i suoi palazzi, lo sfondo delle montagne, attribuendo alla nostra proposta un ruolo relazionale. Perché tiro fuori questa storia? Perché dal mio punto di vista, avere questa situazione, io ho vissuto il fatto che sia così come una specie di lascia passare, diciamo. Mi sono dovuto confrontare con lo statuto del museo, la mission decisa dal precedente direttore e dall'attuale direttore. Il Marta ha avuto un direttore fino a un anno e mezzo fa, e poi il direttore è cambiato, e mi sono dovuto confrontare con il profilo urbanistico del museo, e nel momento in cui ho deciso che avrei lavorato sul web e sulla partecipazione, sulla costruzione di relazioni, ho cercato in tutti i modi di cogliere degli appigli che mi permettessero di giustificare quello che facevo. Uno importante era questo, no? Se il museo è stato costruito con un intervento che ha previsto addirittura nell'impianto architettonico il desiderio di entrare in relazione con la città, di non mettersi in prima fila ma in seconda fila per invitare le persone ad entrare, questa è, cioè, cosa di più forte, serio c'è, cioè, del modo in cui sono state messe le pietre? È una chiarissima indicazione di politica museografica. E quindi tutto quello che può andare nella direzione della costruzione di relazioni, di facilitare l'accesso alla cultura è pienamente nello spirito delle cose. Quindi, se ci sono degli ostacoli che si frappongono, che possono essere amministrativi, economici, rispetto al raggiungimento di obiettivi di questo tipo, costruire relazioni, si superano. Accidenti, si superano con la consapevolezza che siamo legittimati a farlo dal mandato stesso di costruzione del museo. E vi ho nominato la mission, a questo punto vi leggo anche la mission, quella precedente, quella del direttore che ha fondato il museo e che è rimasta in carica fino a un anno e mezzo fa, Gabriella Belli, era sostanzialmente diventare il museo dei collezionisti. Il museo, proprio perché è nato da una spesa piuttosto grossa, non aveva dotazioni economiche in grado di costruire delle collezioni ricorrendo alle acquisizioni. Sì, c'erano appunto i nuclei del futurismo, e c'era anche altro,
alcune cose anche importanti, ad esempio una collezione con molte opere di Morandi, però basta. E quindi la sua strategia è stata quella di costruire delle relazioni con i collezionisti in modo da portare delle opere d'arte per 20-30 anni con degli accordi ad hoc con i collezionisti senza dover spendere i soldi necessari ad acquisirle. Il direttore da un anno e mezzo invece è Cristiana Collu, che era prima il MAN di Nuoro e che ha portato un'impostazione molto diversa al MART. E vi leggo quello che scrive perché vi dà l'idea di qual è l'idea di museo di Cristiana Collu. Visionari futuristi, visionari per provare a dar forma al mondo e futuristi per trovare una forma di mondo e per raccogliere gli appelli dei territori del progetto dove non è in crisi la passione per il futuro, dove c'è sempre spazio per il desiderio e per la sua essenza rivoluzionaria. Vogliamo un museo vitale, di respiro globale, che rappresenta l'energia dei luoghi e delle persone, che gioca un ruolo attivo nella vita del paese, nel presente e nel futuro. Un museo che sia un centro di eccellenza e una meta accogliente, ricca di emozioni, sorprendente e innovativa. Un museo aperto che promuove nuove idee, incoraggia il dibattito, gli scambi, le collaborazioni, plurale, che dà voce a opinioni e prospettive diverse, attraverso programmi e attività che interpretano la complessità e la densità della società contemporanea e internazionale e ad altissimo grado di connettività. Non vado avanti perché è lungo, però di sicuro avrete capito che è un programma che è stato musica per le mie orecchie. Appunto, io lavoro in questo posto da una decina d'anni, sono 5-6 anni che mi sono posto come obiettivo quello di usare le risorse del web per aumentare la partecipazione, per rendere il museo più vivo, e insieme ad altri colleghi ho lavorato a queste cose, ho colto queste parole come una risorsa in più per riuscirci. Insomma, mi sembrava che andassero chiaramente in una direzione che mi piaceva. Quindi anche qui, ecco, una cosa che posso mettere nella lista degli elementi che legittimano quello che devo fare. Per cui nel momento in cui dovesse esserci qualcuno che mi dice ma perché mai stai chiedendo che il tuo collega possa accedere a Facebook? Non lo sai che Facebook è quel posto dove si va a perdere tempo e a guardare immagini di gatti? Allora, una delle risposte che gli si può dare, oltre a Facebook, prima risposta, Facebook è il posto dove tu vai a perdere tempo e a guardare gatti, altre persone ci vanno a lavorare. Questa è una prima risposta, che però è molto conflittuale. Un'altra possibile risposta è, attenzione, lo so benissimo che Facebook è il posto dove si va a perdere tempo e dove ci sono le immagini dei gatti. Figurati se non lo so, io sono in prima linea con te per questa battaglia contro le immagini dei gatti. Però, guarda, ho scoperto che questo strumento, per quanto improbabile e diabolico possa essere, e piango con te di questa situazione, però in realtà, pensa tu, possiamo sfruttarlo per raggiungere degli obiettivi che sono quelli della mission, dello statuto e costitutivi del museo. Insomma, l'esercizio, il secondo esercizio che vi propongo, il primo era distinguere di più tra mondo dei sogni e realtà, il secondo esercizio che vi propongo è costruirvi un bagaglio di giustificazioni teoriche potenti, pesanti, intellettualmente fondate, che vi possono venire in aiuto nel momento in cui qualcuno dovesse delegittimare quello che fate, e molte persone cercheranno di delegittimare quello che farete. Va bene, chiusa questa parte, ritorniamo al MART per ve lo faccio vedere anche così. Praticamente avete capito, no? Questa è la visione da questo famoso corso settecentesco. Percorso questo viale, si arriva in una piazza coperta da una cupola, è fatta a spicchi, ne manca uno, che è quello in corrispondenza del viale, cosa che ha fatto ammattire gli ingegneri, mi spiegava il buon Mario Botta con un sorriso, con un ghigno. Questo spicchio mancante è in corrispondenza del viale, quindi è una specie di graffio sulla tela, di segno incisivo che invita ad andare verso l'ingresso. Questa è la piazza, come vedete c'è della gente, quindi appunto
In mezzo al museo, prima dell'ingresso del museo, c'è un luogo che è caricato fortemente dal punto di vista urbanistico, una piazza. L'ingresso al museo è in fondo, dove vedete quella porta un po' più alta. Gli altri luoghi di cui vi parlavo sono nelle altre aperture. In mezzo c'è una fontana e questa è una zona che si presta anche ad installazioni. Quella che vedete in questo momento è di un artista che si chiama Chiara Dinis, che ha messo delle grosse lettere che compongono delle parole che possono essere lette in due sensi. Le sale espositive sono praticamente in corrispondenza delle feritoie, gli uffici sono da una parte, poi abbiamo la sezione didattica, il cavò, la caffetteria e altre cose. Va bene, insomma, questa è una prima panoramica sul museo. Bevo un goccio, adesso vi parlo delle collezioni e poi andiamo al mio lavoro, alla comunicazione. Ne approfitto per chiedervi se avete qualche domanda. Va bene, dopo la terza volta che vi rifiuterete di fare delle domande, verrò da voi col microfono. Il museo è nato nel 2003. Allora, prima a Rovereto c'era un museino che si chiamava Museo De Pero, nato, adesso non vorrei dire una scemenza, però penso all'inizio degli anni Ottanta. Nel momento in cui si è cominciato a discutere del nuovo museo, si è individuato questo luogo, ci sono stati circa 10 anni di lavori durante gli anni 90 e il museo è stato inaugurato il 15 dicembre del 2002. E quindi abbiamo fatto 10 anni il 15 dicembre scorso, abbiamo fatto eventi, 10 anni di Marte, eccetera. Quindi sì, insomma, 10 anni di esistenza. Quello che prima era il Museo De Pero non esiste più, invece il Marte nel 2009 ha aperto un'altra sede che è in centro storico, non dove c'era prima il Museo De Pero, ma nel luogo dove De Pero aveva costruito dei laboratori per fare gli arazzi negli anni 50, e questa nuova sede l'abbiamo chiamata Casa Museo De Pero. Ed è quindi, insomma, il luogo dove, che è un luogo legato alla figura di De Pero. De Pero è l'unico futurista che ha fondato un museo. Non c'è riuscito veramente, perché quando è morto poco prima di aprirlo, però ha progettato un museo. I futuristi gli volevano distruggere i musei, lui invece ne ha fondato uno. Era per certi versi, insomma, un futurista eretico. E la cosa bella di quel posto è che mentre il Marte, appunto, è nella città nuova settecentesca, questo posto è proprio nel centro storico, a 2 passi dal comune, da un altro museo che è il Museo della Guerra, quindi è legato fortemente al centro storico della città. Da 2 mesi il Marte ha una terza sede, che è la Galleria Civica di Trento, che prima era comunale e per un certo periodo è stata gestita da una fondazione con una presenza di privati, e adesso invece è diventata una sede del MART, però appunto lo è soltanto da un paio di mesi, non abbiamo ancora un programma espositivo. Altre domande di questo tipo? Non ti sento, scusa. Vai. No, quanto il tuo lavoro e la tua strategia è stata stravolta da questo cambio di direttore e quindi da questa mission così diversa, e quanto ancora tutte queste cose di cui abbiamo parlato influiscono, cioè in quanto solo una persona possa influire nella strategia di un'istituzione pubblica. Il mio lavoro l'approccio Il mio lavoro è cambiato in meglio perché sono stato più responsabilizzato con la nuova direzione. Prima riuscivo a fare alcune cose, devo dire in totale libertà, però c'erano una serie di questioni sulle quali sentivo una distanza oggettiva tra
il mio mondo dei desideri e quella che era effettivamente la mission del museo. Per cui c'erano degli argomenti che erano inaffrontabili. E a un certo punto ho deciso di farle lo stesso queste cose, ma le ho fatte appunto personalmente. Quindi insomma nel momento in cui io ho deciso di migliorare la mia formazione acquisendo delle competenze specifiche sul web e ho deciso di partecipare a delle conferenze internazionali, mi sono pagato l'aereo, la camera e ho speso dei soldi per andare, non me l'ha pagato il museo queste cose. E nel momento in cui ho deciso di parlare del museo sulle reti sociali, l'ho fatto da solo, tra virgolette. Quindi prima sentivo un certo scollamento, ho comunque fatto le cose che avrei voluto fare nonostante questo scollamento, fidandomi di un'intuizione personale. Con la nuova direzione trovo non soltanto mi sento pienamente legittimato a fare questo, ma ho degli stimoli per correggere, cioè rivedere questa impostazione alla luce di riflessioni che sono molto più acute e penetranti delle mie su questi discorsi. Quindi diciamo che il cambiamento è stato quello di un sentirsi più integrato, ecco, di un sentirsi più supportato. Poi avevi chiesto anche un'altra cosa alla fine della domanda, ma non l'ho capita. Cioè, quanto ancora è importante nel salto di qualità, tra virgolette, quello che noi riteniamo un salto di qualità nelle istituzioni pubbliche, l'apporto di una sola persona, cioè di una mente, di uno spirito pronto? Beh, se questa persona è al vertice è fondamentale, perché insomma, è inutile che ce lo raccontiamo, nel momento in cui certe organizzazioni sono complesse e si reggono sul lavoro di molte persone, o si sperimenta una gestione anarchica, che è una cosa che per molti versi mi piace, oppure ci si dota di una gerarchia. Dopo averci ragionato parecchio sono arrivato alla conclusione che i modelli anarchici sono preferibili nell'apprendimento, nella conoscenza, e i modelli gerarchici sono preferibili quando si devono costruire delle strutture, quando delle persone devono lavorare su delle cose. Quindi nei musei ci sono delle gerarchie, e quindi la persona, il modo in cui ragiona la persona, una persona che è al vertice, condiziona tutto il resto. Se invece stai parlando delle singole persone, beh, lì la questione è diversa. Io personalmente ho cercato il più possibile di evitare di fare delle cose da solo e di fare in modo, anche sulle cose di cui parleremo, appunto la comunicazione sul web, di farle il più possibile con tante altre persone, sia delegando, cioè facendo dei progetti e affidandole in parte o in tutto ad altre persone, sia discutendone con altre persone e invitandoli a lavorare in autonomia su alcune cose. Ok, allora due parole sulle collezioni, appunto. Forse c'era lui. Ah, sì, prego. Prego. Faccio una domanda puramente funzionale e dimensionale, diciamo. Sì. E mi pare, anche dopo aver ascoltato la tua premessa rispetto alla città di Rovereto, insomma, che lo spazio museale sia sovradimensionato rispetto ai visitatori. È una mia percezione personale, oppure? I visitatori è senz'altro sovradimensionato rispetto alla città. Sì, sì. Ma anche forse al numero di fruitori o no? Beh, no. Allora, Rovereto ha 35.000 abitanti. Il museo è sovradimensionato rispetto alla città, perché l'idea era quella di non costruire un museo per la città, ovviamente, e nemmeno solo per la provincia, ma un museo almeno di dimensione almeno regionale, insomma il Triveneto, l'Alto Adige, parte della pianura padana. E, rispetto ai visitatori bisogna capirsi. Allora, secondo me qui i discorsi sono due. Uno è, ma non è pertinente rispetto a quello che dici tu, però comunque va detto, è che secondo me la performance dei musei non si misura in base al numero dei visitatori.
parentesi aperta e chiusa. Invece, per rispondere alla tua domanda, la quantità di visitatori misurata rispetto alle attese del MART è superiore rispetto alle attese. Negli anni 90, quando c'è stato il progetto museale, la soglia che si era identificata come dicono i marchettari, break-even, cioè la soglia oltre la quale Sasimo sfangata, era 150.000 visitatori l'anno. Il MART è partito col botto, ne ha fatti subito di più, poi c'è stato, ne ha fatti 200-210.000 l'anno per qualche anno. Poi c'è stato un momento di euforia in cui al MART sono arrivate delle mostre blockbuster di qualità, però oggettivamente blockbuster, con gli impressionisti per capirci, e si è arrivati molto più su, 250, 300, 310 mila. Poi si è ritornati su cifre un po' più basse, quando perché appunto queste mostre intercettano un tipo di pubblico, il turista culturale, che non va al museo per andare al museo, che va nel luogo dove c'è l'opera d'arte perché vuole essere dove c'è l'opera d'arte, no? Quindi non si crea un legame di relazione con il museo, ma questo è un altro discorso. Nel 2011-2012, annus horribilis della cultura, questa cifra è scesa attorno ai 200, 190, 180 mila, siamo più o meno lì ancora, forse c'è un'ulteriore riflessione, ecco, siamo sempre sopra i 150 mila. In una città di 35.000 abitanti, in una provincia di 500.000 abitanti, in cui la propensione al consumo di prodotti culturali è piuttosto bassa, e in cui l'attaccamento rispetto all'investimento dei territori è tradizionalmente molto basso, perché in Trentino, come anche in parte del Veneto, per una serie di questioni molto complicate, esiste un sentimento di profonda diffidenza da parte dei cittadini rispetto a certi tipi di istituzioni, questo risultato è molto positivo. È invece sotto le aspettative rispetto alle aspettative di una parte dei commercianti, una parte degli albergatori, i famosi stakeholders, persone che partecipano ad una comunità. Ecco, questo giro di persone si attendeva più persone, più gente, ma questo è ancora un altro discorso che affronteremo nella simulazione, se ci arriviamo, perché mi sto dilungando troppo. Per dirla in breve, io penso che le loro attese siano fuori dal mondo. Sì, fuori dal mondo non soltanto perché non hanno una base nella realtà, ma anche perché non hanno una base rispetto alle loro possibilità. Cioè queste associazioni di commercianti comunque non sarebbero in grado, per la qualità del prodotto che offrono, a soddisfare questo tipo di domanda, anche se ci fosse. C'era ancora un'altra domanda? Ancora due? Sì, ma va benissimo. Volevo chiederti, in termini di volumi, visto che stai parlando di... col tuo lavoro, quanto riesci ad apportare in più al museo, se l'hai quantificato? Col lavoro per esempio di comunicazione digitale, di marketing attraverso i social media, poi nello specifico appunto in cosa consiste il tuo lavoro per il museo, in senso proprio pratico, e se sei solo, con quanti lavori, come giustifichi, cioè la revenue, diciamo, nel tuo caso per il museo, come viene quantificata poi appunto dall'organizzazione museo. Certo. E se vieni, cioè non vorrei fare domande indiscrete, però per capire appunto il valore economico che il museo dà a una professione come la tua. Ok, quanto funziona, scusami per essere chiaro, quanto funziona appunto andare sul web, nello specifico cosa fai, come ti muovi sul web, cosa fai per portare quelle persone che sono a 250 km di distanza? Certo. Come rompi quella barriera della distanza mentale? Sì, allora innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco, io non è che mi occupo soltanto di web. Lavoro con altre persone alla comunicazione e faccio anche altre cose. Adesso ti spiego meglio come siamo articolati, però prima ti devo dire che fino al 2004-2005 più o meno al MART c'erano un paio di persone che lavoravano alla comunicazione, io ero uno di questi, e facevamo sostanzialmente ufficio stampa, scrivevamo i comunicati stampa e poco altro, cioè c'era un sito web e si faceva poco altro. Poi nel 2005 ci siamo strutturati molto meglio, con più persone, con una responsabile della comunicazione che ha dato una svolta più professionale a tutta la faccenda,
e siamo riusciti finalmente ad assegnare vari compiti a varie persone. Quindi una persona che si occupava della ricerca di nuovo pubblico, una persona che si occupava della membership, gestione eventi, poi spesso anche con cambi di personale, però insomma siamo riusciti ad avere una squadra di 5, 6, 7 persone che coprivano appunto membership, ricerca nuovo pubblico, ufficio stampa, scrittura testi, ricerca di giornalisti, gestione delle conferenze stampa, produzione di materiale, rassegna stampa e sito web. E io tra il 2005 e il 2010 mi sono occupato soprattutto di ufficio stampa, quindi io sono quello che scrive i testi, sono ancora quello che scrive i comunicati stampa. E poi a un certo punto, tra il 2006 e il 2007, appunto, ho deciso che avrei voluto investire, anche perché in quel momento ero collaboratore a partita IVA, avrei voluto cambiare la mia professionalità e investire sul web e diventare la persona di riferimento del MART per il web. Cioè, l'idea era, qui si sta muovendo qualcosa, a un certo punto il museo avrà bisogno di una figura di questo tipo. Prima di farmi fregare mi costruisco la mia professionalità in modo che nel momento in cui lo chiederanno io potrò dire e io cosa ho fatto negli ultimi 2-3 anni? Ho fatto esattamente questo e adesso vi rendete conto che vi serve. E quindi insomma ho cominciato a lavorare sul web. Poi appunto è nella natura delle cose che si chiarisca anche con i passaggi che vi ho descritto che questo tipo di attività è un'attività di presidio del museo, quindi è un'attività di base. E quindi quell'attività è diventata più, appunto, più legittimata, più strutturata e più partecipata. Adesso ci sono, io continuo a occuparmi di ufficio stampa e di web, però e sono la persona che lavora di più sulla comunicazione web, però ho con me un team di 6-7 persone dei vari dipartimenti, quindi mostre, archivi, didattica, marketing e archivio fotografico, che compongono un web team, parola terrificante, ma non siamo riusciti a trovarne un'altra. Cioè, quindi sono persone dei dipartimenti che collaborano all'attività sul web o fornendo dei materiali o ottimizzando dei materiali, oppure chi capisce che è anche un investimento nella propria professionalità, lavorando direttamente sulle questioni di sua competenza sul web. Quindi la persona che organizza un dibattito con un editore, la persona dell'archivio del Novecento che organizza un dibattito con un editore al museo, si occupa anche di fare qualche lancio su Twitter, e la persona dell'archivio del Novecento che monta, dell'archivio fotografico che monta un video, si occupa anche di ottimizzarlo, di mettere i tag giusti e di caricarlo su YouTube. Questo è stato un passaggio molto complicato, ma molto, molto utile. Per la quantificazione economica, sinceramente non so che dirti. Per un certo periodo, quando c'erano anche più soldi, abbiamo comprato un servizio di una società che misura il controvalore economico degli articoli usciti nella rassegna stampa e ti dà una stima di quanto sarebbero costati quegli articoli se li avessi pagati come pubblicità invece di averli ottenuti come attività di relazione. Poi abbiamo smesso di fare questa cosa qui, un po' perché costava davvero troppo. Un po' perché ci sembrava che fosse un po' aleatoria la questione, cioè erano sempre dei controvalori enormi, cioè questi ci dicevano avete generato 3.000 articoli durante un anno, perché è vero, perché il MART genera tanta rassegna stampa, questa roba qui se l'aveste comprata sarebbe costata 2 milioni di euro. Però cioè, ho capito, allora a parte il fatto che è un'operazione controfattuale, cioè sì se l'avessimo comprata, ma non l'abbiamo comprata, quindi è un ragionamento che sta un po'... però poi in che modo la misuri? Cioè loro avevano dei sistemi, no? Si fa la media di quante persone la leggono, di quante persone la vedono sul tavolino di casa. Io sono arrivato alla conclusione che sia davvero complicato e forse non poi così utile verificare il controvalore economico di questo tipo di lavoro. Probabilmente si può fare, io non mi sento... I colleghi di sicuro sono più attrezzati rispetto a queste cose qui, quindi per tagliar conto la risposta è non lo so. C'era un'altra domanda? Un'ultima cosa sì. Collegata. Quante persone riesci a portare in più, visto che non so se magari un calcolo che fai, appunto attraverso il web, cioè quanto aumenti il volume
o migliori l'offerta, ad esempio, del... Okay. Se può essere quantificato, se può essere definito, se non quantificato. Questa è un'altra domanda molto interessante. Anche qui premessa metodologica. Così come io non penso che il successo di musei si misuri in base al numero di pubblico, di persone che vanno a visitarlo, allo stesso modo non penso che il successo della comunicazione sul web si misuri in base alle persone che, avendo saputo delle mostre del web, effettivamente vanno a visitare il museo. È ovvio, non sono scemo, è ovvio che questa è una cosa importante. Contesto l'idea che il successo del web sia misurato esclusivamente a servizio proni a 90 gradi rispetto a questo indicatore. Perché se tu fai un evento sul web e nessuno viene al museo, allora hai fallito. Ma col cazzo! Oh. Se questo evento è servito a far... accedere a dei contenuti via web delle persone, quell'esperienza è reale. Per essere ancora più chiari, secondo me la corrispondenza tra il web e la realtà è 1-1. Il web è la realtà, non è una rappresentazione sfigata della realtà. Quello che accade sul web è la realtà. Quindi una persona che entra in contatto con un contenuto prodotto dal museo sul web e in qualche modo ci fa qualcosa, sta facendo un'operazione, cioè sta imparando delle cose, per dirle in modo banale. Così come una persona che è in una sala e non sta guardando un'opera d'arte, ma sta consultando delle informazioni sul suo palmare usando il wifi per capire come andare al museo lì vicino e quali sono gli orari di apertura, sta facendo un'operazione legittima. E io non permetto a nessuno di dirmi avendo dato questa risorsa a quel visitatore lo stai distraendo dall'opera d'arte, perché la cosa che sta facendo, consultare gli orari dell'altro museo lì vicino perché vuole andare a visitarlo, è un'operazione culturale e gli lasciamo fare. La mia è una curiosità proprio in merito alla provincia. Il fatto che ci sia il museo lì, o che ci sarà il museo lì a Trento, il museo di scienze naturali, non credo che sia casuale a questo punto, cioè nasce anche dalla vostra esperienza o è solo stata una determinazione della provincia? E poi avrete intenzione di collaborare, state già collaborando, ci sarà rete fra di voi nonostante uno sia di arte, un museo sia di arte e l'altro di scienze? Sì, allora i cinici dicono che il museo sarà l'ultimo dei grandi musei. Ovviamente non è vero, perché non è vero? Perché la grandezza dei musei non è data da quanto costano, ovviamente, no? I cinici dicono questa cosa per dire la provincia di Trento non si potrà mai più permettere di spendere così tanti soldi per un museo. A parte il fatto che i cinici li lasciamo cuocere nel loro brodo, e non li vogliamo, i cinici non vogliamo diventare come loro, il punto è, la cosa sulla quale hanno ragione è che con questo investimento si chiude un ciclo, ovviamente. La provincia di Trento ha investito in un grosso museo di arte a Rovereto e in un grosso museo di scienze a Trento. I trentini e i roveretani, sono a distanza di 20 km, hanno lo stesso rapporto che c'è tra i baresi e i leccesi, per capirci, no? E quindi, insomma, anche non sono soltanto i milanesi che pensano che Rovereto sia a Hong Kong, sono anche i trentini che pensano che Rovereto sia giustamente a Hong Kong, cioè in Italia, insomma. No, vabbè, a parte gli scherzi, senza drammatizzare ulteriormente la cosa, esistono delle dinamiche complicate di convivenza tra piccole realtà che viste dall'esterno sono del tutto ridicole. L'amministrazione provinciale, le varie amministrazioni provinciali che si sono succedute, ma devo dire anche il dibattito che si è sviluppato sui quotidiani, i discorsi fatti dagli intellettuali del posto, sono sempre stati del tutto consapevoli che visti da fuori facciamo ridere se ragioniamo in questo modo, no? E quindi è stato fatto un ragionamento di sistema. Rispetto a questo penso che si possa essere legittimamente orgogliosi, cioè l'investimento non si è fermato ed è chiaro a tutti che bisogna lavorare insieme ed è chiaro a tutti che bisogna che lo si farà. Al Muse stanno costruendo un sito web, con loro ci sentiamo per ragionare insieme sulle cose che si possono fare insieme. Noi sul nostro sito web abbiamo una mappa di Rovereto, no?
fatta bene, una mappa di design, e poi c'è anche il bottoncino per andare su Google Map. È ovvio che ci siamo sentiti con loro per ragionare, adesso cosa facciamo? Noi continuiamo a tenere la nostra mappa di Rovereto? Forse è un po' ridicolo, magari facciamo in modo tutti e due di avere una mappa in cui ci sia sia Rovereto che Trento, magari facciamo in modo di avere tutti e due la stessa mappa. C'è l'idea di sviluppare delle app, appunto, forse no perché costano troppo, però se c'è, forse è ridicolo che ognuno fa la sua a 30 km di distanza, magari facciamo una cosa insieme. Sì, insomma, se ne discute su queste cose qui. Questa questione riguarda anche la formazione. Nei musei è importante investire per aumentare il livello di professionalità delle persone, e a volte ci si può rivolgere a dei consulenti esterni oppure ad altro personale dei musei che può venire a fare dei corsi di formazione. Quando due musei sono così vicini si può farlo insieme, no? Non conta il fatto che uno sia un museo d'arte o uno un museo di scienze. È giusto esplorare la possibilità di fare formazione insieme. Quindi la consapevolezza del fatto che si va davanti o nel burrone o in paradiso insieme c'è assolutamente, e si cerca per quanto possibile di lavorare insieme. Va buona. Allora, visto che sono le 4 e 4, prima controllo cosa state sparlando sul web di me. Ok. Ok. La che? Ah, i gatti, sì. Il gatto. Ok. Va bene, allora, pausa fra pochino. Invece, primo momento citazione, direi, primo momento leggero. Non che siano mancati fino a questo punto, però adesso facciamo veramente un pochettino di cabaret con una citazione. Allora, mi sposto di là. Allora, per le citazioni io prendo a prestito delle faccine sulle quali mi sono preparato prima. Ok. E questo è in pratica, prendetela come un'anticipazione del momento dello zio, no? Allora, è del tutto fuori contesto rispetto a quello che ho detto finora, però è anche così per sgranchirmi un attimo le gambe. Allora, questi sono tre personaggi. Il primo è Sven-Goran Eriksson, il secondo è un saggio cinese e il terzo è Buckminster Fuller, un inventore americano, un tipo che costruiva delle macchine, di cui ho scoperto l'esistenza grazie a una nuova mostra del MART, una bellissima mostra del MART che si chiamava Mito Macchina, una mostra sulle macchine, quindi un intero piano del museo con dentro macchine, automobili, e una di queste macchine era una specie di bolide da corsa costruito da questo Buckminster Fuller negli anni 50, 60, penso, che faceva delle corse folli su un grande lago salato negli Stati Uniti. Ma a lui arriveremo più tardi, perché cominciamo invece con Sven-Goran Eriksson che dice questo. Allora, calma, attenzione, non è successo l'irreparabile. Questo non è diventato di colpo un corso di motivazione per manager fighetti. State tranquilli, non prenderemo quella direzione lì, non succederà mai. Però questo è vero. Mi è capitato di parlarne ieri con qualcuno di voi in un momento più conviviale. L'argomento è tornato di nuovo prepotentemente alla ribalta stamattina. È inutile che ce lo nascondiamo, insomma, questo argomento c'è, la paura di fallire, di prendere la direzione sbagliata, di trovarsi da soli, di fare un investimento e di non veder tornare indietro l'investimento in termini economici o anche semplicemente di occasioni, esiste. Quello che semplicemente
anche io vorrei suggerirvi con molta umiltà, ma anche con molta determinazione, di non farsi paralizzare da questa cosa qui, no? Per cui quello che Bon Sven qui in questa patetica forma che gli ho dato io ci sta dicendo è che per quanto possa essere vero che il fallimento può essere dietro l'angolo, il fatto di paralizzarsi è il modo più sicuro per finirci dentro. Insomma, con questo finisce la prima anticipazione dei consigli dello zio e torniamo al Mart con un'accelerazione. E magari la parte sulle collezioni la saltiamo un pochettino, che sono le 4:30, e andiamo più in modo più preciso sul mio lavoro. Allora, un secondo, eh. Per chi vuole, sì, interessato a Casa De Pero, mart.tn.it/casadepero. Se costruite un sito web, identificate gli argomenti importanti per il vostro sito web e costruite delle URL come queste, cioè non chiamatele casadepero.html.domanda.zgsp.x235=m3. Quello no, questo sì. Ok, questo è un pezzo di Casa De Pero portato al Mart. Adesso abbiamo una mostra che si chiama La Magnifica Ossessione, che remixa molte cose delle nostre collezioni, quindi molte delle opere di De Pero che normalmente sono esposte a Casa De Pero adesso le trovate invece dentro il Mart. Quando verrete a visitare il Mart le vedrete. Allora, quante ne ho messe? Ah sì, certo, perché questa l'ho messa per non darvi l'idea che ci sia solo De Pero per quanto riguarda il futurismo. Il Mart è un centro di studi sul futurismo, nel senso che abbiamo proprio un centro che si chiama Centro Internazionale di Studi sul Futurismo, abbiamo un archivio che conserva i fondi, quindi le lettere, le conversazioni di molti artisti del movimento futurista, e abbiamo una serie di chicche tra cui gli intona rumori di Luigi Russolo, pittore che non è passato alla storia come pittore perché non era un grandissimo pittore. Oddio, sono in streaming, ho detto una cosa che non si doveva dire, ma vabbè. Pittore di genere, però grande musicista. Questo Luigi Russolo costruiva questi apparecchi intorno a rumori come parte di una ricerca che si basava sull'idea che fosse giusto espandere i confini di quello che si può pensare come musica al rumore. Quindi questi oggetti, che si chiamano gracidatore, rombatore, eccetera, sono delle casse che producono rumori e insomma potete vederli come degli antesignani di John Zorn e di Mike Patton, che ha dedicato un disco a Luigi Russolo. E al Mart abbiamo anche dei fondi che non riguardano il futurismo, come ad esempio uno molto importante di poesia concreta, poesia visiva, sono opere degli anni 70, spesso molto politicamente impegnate. Questo ad esempio di Mirella Bentivoglio, metà anni 70, si chiama Il cuore della consumatrice obbediente, il lettering della Coca-Cola che compone la parola oca. Sono cose molto interessanti. La nostra didattica, anche qui magari ne parlerò dopo. Residenze d'artista, questa è una foto molto bella di un artista spagnolo che si chiama Paco Cao, che ha fatto delle letture di tarocchi e altre cose abbastanza curiose a Casa De Pero. Fa un po' Kubrick, no? Della mission vi ho già parlato, dello statuto vi ho già parlato, di questo non vi ho parlato, però sempre per la questione agganci che legittimano quello che facciamo. Questo ovviamente riguarda il Mart, però se vi guardate gli statuti dei vostri musei, io sono sicuro che salterà fuori una frase di questo tipo. Questo tipo di frasi ci sono in tutti gli statuti dei musei: conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea. Su quel promuovere si può costruire tutto un mondo, si possono costruire dei castelli pazzeschi. Quel promuovere è abbastanza per permetterci di dire che se esistono delle opere d'arte che sono catalogate in un database al museo, è giusto fare in modo che questo database abbia delle estensioni web che ci permettano di mostrare la collezione online.
Io non vi sto dicendo che queste cose le facciamo al MART, questa cosa in particolare non siamo riusciti a farla, pur avendoci provato con altre persone da parecchi anni, cioè non abbiamo tutta la collezione online, per vari motivi, di cui se volete poi possiamo parlare, madonna. E quello che vi sto dicendo è che esistono degli agganci statutari che possono... che legittimano al 100%, al 101% dei progetti che possono sembrare per certi versi un po' strampalati, invece li giustificano pienamente. Cioè se al primo, secondo via articolo dello statuto del museo c'è scritto che il museo promuove l'arte contemporanea, allora vuol dire che è legittimo pensare che il database delle opere d'arte della collezione di un museo debba essere visibile anche online. Perché mai non dovrebbe essere visibile online? Perché è incompleto? Ho capito, lo completi. Perché le descrizioni potrebbero essere superate e non vengono aggiornate? Ho capito, il museo si dota di una struttura di risorse umane in grado di aggiornare tempestivamente le descrizioni degli oggetti. Perché i contratti che... in base alle quali queste opere sono al museo non prevedono la visibilità sul web. Ho capito, quelle per ora si mettono da parte e ne facciamo delle altre, cioè i problemi si risolvono. Una volta che abbiamo gli strumenti che ci danno la consapevolezza di poter fare queste cose, allora non le facciamo più da sfigati che stanno mettendo le zampe in un territorio che non gli compete. Ci compete come? Ok, saltiamo. Ok, allora comincio a parlare più precisamente di cosa faccio io, introducendo la distinzione chiave tra, qui mi tocca usare dei termini inglesi, mi perdonerete, io di solito non amo queste cose, però qui è veramente complicato non usarli, popularity e engagement. Popularity è quanto le persone parlano di te. O meglio, non direi che è questo. Quanto sei conosciuto, quanto sei noto, quante persone cliccano mi piace sostanzialmente. O nella realtà quante persone fanno la coda per vedere gli impressionisti. L'engagement è invece questa cosa qui, no? Quindi una relazione. Quindi se riutilizziamo la metafora di Facebook, se questi sono i mi piace, queste sono quelle che nel pannello degli insights di Facebook sono le storie. Se qualcuno di voi ha trafficato con Facebook sa che nella pagina degli insight c'è un tastino che si chiama quante persone ne parlano, no? Facebook calcola quante persone ne parlano calcolando quante sono le storie che si sono sviluppate rispetto a partire dai contenuti, e le storie a partire dai contenuti sono quante persone hanno cliccato mi piace, quante persone hanno commentato un post, quante persone hanno condiviso un post, quante persone sono venute a conoscenza di un post vedendolo da altri, insomma tutta la serie di casistiche che indicano una relazione. Un'interessante cosa che vi segnalo è che su Museum Analytics, non so se lo conoscete, se non lo conoscete andateci, museum.analytics.org, esistono degli strumenti molto facili, molto intuitivi per calcolare, per misurare la popolarità dell'attività sul web di un museo e l'engagement. Se voi iscrivete il museo per cui lavorate, per cui lavorerete, l'associazione di architetti per la quale lavorate, perché ci si può iscrivere anche se non sia un museo, e inserite i vostri dati Twitter e Facebook, avrete una misurazione in tempo reale della popolarità, cioè di quante persone cliccano su mi piace come tanti pallidi automi su Facebook e di quante persone invece costruiscono delle relazioni. Come forse avrete capito dalle mie sottili parole, io penso che sia nostro compito costruire relazioni invece che avere tante code e tanti mi piace. È che una volta
quando ci sono delle relazioni è possibile la famosa condivisione, partecipazione e quant'altro. Quando abbiamo messo il wifi nel museo, siamo andati in giro a scattare delle fotografie, ovviamente non sono casuali, questa persona ho chiesto di stare così per poter fare questa foto, per dare l'idea che di qualcosa che di sicuro sarebbe successo spontaneamente, questo sì, lo sapevamo, no? Che dopo l'adozione del wifi le persone avrebbero cominciato a fare questo tipo di comportamenti, ed effettivamente lo fanno adesso. E sapevamo che avere il wifi nelle sale ci avrebbe dato la possibilità di sviluppare degli strumenti per utilizzare la connessione. Infatti abbiamo fatto sviluppare a Telecom un'app che stiamo ancora sistemando, che permette il riconoscimento dei quadri e che restituisce dei risultati in base all'identificazione dell'immagine. Scatti la foto all'opera d'arte, l'applicazione riconosce l'opera e ti restituisce la didascalia e alcune informazioni. E, appunto, sono cose che puoi fare ovviamente se hai il wifi nelle sale. La cosa che mi preme segnalarvi è che fare queste cose non è tecnologia. Cioè, certo, la tecnologia è lo strumento che usi per farlo, però cioè, stiamo attenti a non mettere da soli il culo nelle pedate autorizzando una narrazione di tipo tecnologico di queste cose. Se si fanno queste cose è perché vogliamo costruire delle relazioni, non perché ci piace la tecnologia. Cioè è questo, no? Siamo nello stesso campionato. Questa roba qui è questa roba qui. Investire dei soldi per dotare le sale di un museo di una infrastruttura wifi, produrre un'app o quello che è anche qualcosa di molto più semplice, di molto meno costoso, per permettere ai visitatori di scoprire delle cose sulle opere d'arte, di ricevere il catalogo in PDF, di compiere dei percorsi, di sbloccare dei premi, è costruire delle relazioni, non è dare loro tecnologia. Quindi il terzo suggerimento che vi do, siamo arrivati al terzo suggerimento, il primo ve lo ricordo è distinguere tra mondo dei sogni e realtà, il secondo pararvi i cosiddetti, costruendovi un bagaglio di dotazioni intellettuali che vi permettono di affrontare i critici. Il terzo che vi do è, nel momento in cui avete a fare con le tecnologie, non siate i primi a svendervi utilizzando troppo la parola tecnologia e presentandola come tecnologia. La tecnologia è uno strumento, no? Nel momento in cui tra di voi c'è anche chi lavora per delle case editrici, nel momento in cui sviluppate dei progetti con dei libri, sono sicuro che non li presentate come dei progetti tecnologici, no? Eppure il libro è una tecnologia. E che tecnologia? È la tecnologia. Sfido chiunque a trovare una tecnologia che ha cambiato il corso dell'umanità come più e come del libro. Il motivo per cui non la pensiamo e non la descriviamo, non la narriamo, per utilizzare un termine vendoliano, come tecnologia, è perché siamo abituati a questa tecnologia, no? È ovvio. Il motivo per cui ci viene spontaneo descrivere questa come tecnologia è perché è recente. Nel momento in cui chi di voi lavora in una casa editrice, lavora con i libri, fa dei progetti con i libri, lavora, insiste, promuove, si affida, fa dei piani economici, rischia dei soldi, parlandone come di progetti culturali e magari anche come dei progetti di relazione. Dov'è quello delle foglie dei boccioli di ulivo, eccetera? Voi avete addirittura scelto un bellissimo nome per la vostra impresa che chiarisce in modo geniale una relazione con la terra in cui vivete. Quindi questa cosa qui ce l'avete addirittura nel nome, no? Allora, perché nel momento in cui abbiamo a che fare, usiamo le tecnologie, ci cacciamo invece in questo vicolo cieco di una descrizione strumentale? Già lo fanno gli altri, non facciamolo anche noi. Se ci abituiamo a descrivere quello che facciamo come un tentativo di usare le nuove tecnologie, sì, ho capito, a parte il fatto di essere un po' banale, questo tipo di descrizione ci espone agli attacchi dei tecnofobi. E siccome la parte dei tecnofobi è nutrita in Italia, lasciamola da parte, no? Cioè, diamo l'aspetto tecnologico per scontato,
al limite contestiamolo, no? Quando qualcuno viene qui, viene, ti vede e ti dice ah, però io con le tecnologie, sì, sarebbe bello, ma io ho le tecnologie. Questo è un altro discorso, no? Anche questo è interessante, il fatto che la tecnologia, oltre che tutta questa roba qui, in Italia è anche considerata come ancillare, è una cosa di cui si può fare a meno. Si può fare a meno senza subirne una sanzione sociale, no? Nessuno direbbe ah, io i libri, no. Però è socialmente accettabile, perfino da parte di un intellettuale, dire no, io con le tecnologie ho un brutto rapporto. Ma brutto scemo, ma come ti, ma perché? Ma cioè, ho capito che puoi non averlo, ma perché mai devi sentirti autorizzato a dire questa cosa e passare addirittura per figo? Stai dicendo che non sei capace di fare una cosa, almeno stai zitto, no? Allora, la cosa che vi suggerisco in questi casi è di, a parte gli scherzi, a parte le esagerazioni, di non insistere voi, insomma, non presentatela, queste attività non presentatele come tecnologiche o ipertecnologiche, perché vi cacciate immediatamente in questo tipo di equivoci. Va bene, questo è un link, non abbiamo tempo, volevo farvelo vedere, ma magari lo riprendiamo dopo. Quello che volevo dirvi è semplicemente che su impulso della direzione abbiamo cominciato a fare i report annuali, che sono una cosa fantastica perché rendono misurabile tante cose, tra cui queste. L'abbiamo fatto per il 2012, lo faremo ovviamente per il 2013. È una buona pratica, per usare un altro termine, che si può utilizzare anche nelle realtà molto piccole, cioè utilizzare durante l'anno degli strumenti di misurazione che ti permettono alla fine di avere un qualcosa di stampabile che misura quello che hai fatto e che puoi mettere come PDF sul web. È una cosa importantissima e che ti dà la possibilità di legittimare il tuo lavoro e di avere uno strumento di contrattazione nel momento in cui si devono chiedere ad esempio dei soldi, che è anche fisicamente visibile. Cioè, descrivere queste cose in questo modo può essere un po' complicato. Avere un libro di carta stampato di tante pagine che si può mettere alla scrivania è un'altra cosa, no? Quindi costruire dei report durante l'anno raccogliendo dei dati, poi mettendoli insieme con una presentazione ovviamente graficamente adeguata, può essere una importantissima freccia al vostro limitato arco. Ok, allora forse è il momento della... Io potrei o andare avanti in modo più dettagliato sul mio lavoro, oppure facciamo una pausa, ci beviamo un caffè, chi fuma si fuma una sigaretta e rientriamo qui fra 10 minuti, 15 minuti, va bene? Sì.